In Europa si stava lentamente uscendo dalla crisi pandemica del Covid e si è trovata anche a gestire adesso la guerra russa. In Europa che sì, nel 2021 si è non mi cominciano di nuovo, dicevo alcune un'Europa che verso la fine del 2021 ha cominciato a vedere un notevole incremento del costo del gas e dell'elettricità, mentre prima anche le materie prime avevano dato segni di grosso risveglio. Io non voglio rubare altro tempo, non credo sia il caso che presenti i relatori, perché sono talmente noti che è inutile spendere parole per questo, e do la parola e iniziamo la riunione e do la parola a Borsellino. Vi ringrazio per tutti intanto. Vi ringrazio di permettermi di aprire e parlare, perché così posso levarmi la mascherina per un pochino, che è veramente difficile da sopportare, però vi garantisco che è singolare e interessante vedervi tutti mascherati qua davanti, e non so se sia inquietante o divertente. Ecco, in casi come il mio mascherato sono meglio che così, insomma, so bene, però accettiamo anche questo. Io non voglio rubarvi molto tempo, perché insomma, io sono comunque uno di voi, mettiamola così, e ho occasione, più, ho molte occasioni, ho avuto molte occasioni già di incontrarvi e voi di incontrare me. Però appunto proprio per questo ci tengo a avviare questa riflessione su un argomento che oggi è particolarmente importante, tanto più perché ad affrontarlo e a svilupparlo con noi c'è una figura, non dico altro, che a sua volta ha i suoi legami con questo territorio, perché è stato presidente della Mazzotto, e perché qui c'è venuto altre volte, ci siamo già visti, incontrati. È un amico, è un imprenditore, è un intellettuale, non so, un dirigente di società, basta, mi fermo, della serie, quando si cominciano poi i titoli, i carichi, non sai mai dove si va a finire. E poi, io ricordo quando cominciano a farlo con me, dico, per favore, però fermiamoci prima degli insulti. Non è il caso di sì, tuo, ma nei confronti miei sarebbe anche legittimo, visto l'attività che ho svolto, che è un'attività, se si vuole, seppure da analista, che solleva e ha suscitato anche critiche e polemiche. L'argomento di oggi, il tema di oggi, è molto importante, lo è sempre stato, perché l'Europa è sempre stato un argomento importante. Tenete conto che noi, intendo dire qua in Italia, insomma, se uno ci pensa, siamo tra i soci fondatori, e qui in Italia ci sono stati alcuni tra coloro che l'hanno, tra virgolette, concepita questa definizione. Sottolineo definizione perché definire ha etimologicamente il significato di delimitare, in finis confine. E però l'Europa stessa è cambiata nel corso del tempo.
e il rapporto tra l'Italia e l'Europa a sua volta è cambiato notevolmente. Io vorrei, ci tengo ad ascoltare a mia volta quello che ci dirà Enzo Cipolletta, perché io sono anche attratto dal titolo che ci ha proposto, cioè l'Europa al tempo della deglobalizzazione. Sono molto curioso io stesso di capire da un lato come si sviluppi questo percorso, cosa significa, e poi che significato abbia per noi anche, in questo caso per l'Europa, e in che modo l'Europa ne sia un attore e allo stesso tempo un bersaglio, un soggetto a qualcosa, un prezzo a questo percorso. Personalmente, quello che vorrei dirvi si limita ad alcune riflessioni su cosa sia stata l'Europa per noi, cioè per l'Italia e per gli italiani. Io, devo dire la verità, ho sempre osservato con interesse e con curiosità il rapporto tra gli italiani e l'Europa, perché è sempre stato un rapporto a suo modo interessante e significativo. Io, come dire, ho usato sempre termini particolari, formule particolari per descrivere questo rapporto. Gli italiani europei con riserva, gli italiani europei nonostante. E tutto questo ha dietro alcuni dati che io vi cito, ma che ho pubblicato anche seguendo nel corso del tempo l'atteggiamento degli italiani nei confronti dell'Europa, fino a ieri, cioè fino a questa fase che è molto particolare. Cioè, gli italiani hanno sempre avuto un rapporto con l'Europa, ripeto, di tipo dal mio punto di vista tattico, cioè hanno sempre avuto un atteggiamento tutto sommato non è di diffidenza ma di distacco, ma allo stesso tempo di attacco, cioè sono attaccati all'Europa ma con riserva. Se vediamo il grado di fiducia degli italiani nei confronti dell'Europa, ad esempio vediamo che rispetto agli altri paesi dell'Unione è più basso il grado di fiducia. Io ogni anno, da ormai più di 10 anni, conduco un'indagine sui paesi europei, sul sentimento dei paesi europei, 7-8 paesi europei. Uno sta concludendosi proprio oggi, quindi sono 8.000 interviste e ogni anno facciamo ruotare i vari paesi, tenendo fissi 3-4 che per noi sono tra virgolette più rilevanti, l'Italia ovviamente, la Germania, la Francia. E quello che ho sempre osservato è questo, cioè sostanzialmente un grado di fiducia espressa è più limitato rispetto agli altri paesi. Allo stesso tempo, però, gli italiani sono europei, si sentono tali, e non ci penserebbero minimamente, scusate, a distaccarsi da questo europei con riserva o europei nonostante. Perché, vi ripeto, se oggi, intendo dire almeno fino a 2 mesi fa, il grado di fiducia espressa dagli italiani, con abbastanza fiducia nei confronti dell'Unione Europea, e attenti, non l'Europa, e 40-42%, ed era anche risalita, 42% non è basso rispetto al passato. Allo stesso tempo, se voi ponete il quesito in negativo, cioè che fate agli italiani la domanda, ma voi uscireste dall'Unione Europea?
politico, perché adesso bisogna fare anche la sigla di un partito. Voi la fareste, guardate, i Texit, uso questo per non riproporre, riprodurre, uscireste, la fareste anche voi se si ponesse il quesito di uscire dall'euro e dall'Unione Europea? Voi 74-75% rispondono, ma siete matti, ma neanche per idea, perché magari non ci piace, però guardiamo con un attimo di distacco, però a noi l'Unione Europea, l'Europa è necessaria, ed è necessaria perché? Perché sappiamo tutti perché, perché come faremmo altrimenti in momenti di grande emergenza a avere delle garanzie, cioè a superare le crisi economiche e a superare le crisi maggiori che ci investono. Guardate che ad esempio noi abbiamo avuto degli indici di risalita della fiducia nei confronti dell'Europa negli ultimi anni, quando? Dopo l'irruzione del virus, ad esempio. E adesso? Guardavo prima dati di questi ultimi mesi su base europea, ad esempio nei confronti dei vari paesi europei. Nell'arco di un anno noi abbiamo avuto, io ho osservato, una crescita significativa della fiducia nei confronti dei paesi europei. Ad esempio oggi c'è il 50%, ieri almeno, che ha fatto mesi fa, nei confronti della Germania, il 45% nei confronti della Francia. Mentre Gran Bretagna e Stati Uniti sono sotto il 40%, 37,1% e 30% l'altro. Oggi, ad esempio, negli ultimi mesi, noi abbiamo assistito, in queste indagini, una forte crescita di fiducia proprio nell'Unione Europea come istituzione e nella von der Leyen come presidente, come figura di riferimento. Per capire, von der Leyen passa nell'arco di un anno dal 47 al 58% come grado di fiducia. Macron siamo sempre lì, però dal 40 al 42%. Biden, qual è il grado di fiducia nei confronti di Biden? Un anno fa era il 58%, adesso il 36%. Crolla nell'arco di un anno. E potrei andare avanti, ma non importa questo, cioè la cosa che vorrei sottolineare è proprio questo: noi abbiamo un atteggiamento nei confronti dell'Europa e dell'Unione Europea e dell'euro che è un atteggiamento, come dire, di cautela. Noi siamo diventati europei per cautela, lo dicevo, perché non si sa mai. Perché sei europeo? Sono europeo perché non si sa mai. E guardate che è un atteggiamento che non va visto in negativo, perché gli italiani sono, come dire, diffidenti per cautela. Guardate il rapporto degli italiani nei confronti della politica. Finiti i tempi delle appartenenze e delle identità, il rapporto con i partiti è sempre divenuto, come dire, è sempre stato ispirato dalla sfiducia negli altri. Noi si è anzitutto, questo dicono le indagini, non pro ma contro. E quindi possiamo votare per qualcuno perché siamo contro tutti gli altri. Ripeto, non voglio mettermi a parlare di politica qui, però sappiamo tutti che noi abbiamo avuto una prima repubblica dettata da un muro. E il muro divideva due mondi, non solo due partiti. E chi votava per il partito che ha governato per tutta la prima repubblica lo faceva soprattutto contro l'altro e anche contro chi stava al di là del muro, che adesso si sta riformando, che sappiamo tutti quanti. Per questo
io credo, e qui non vorrei andare oltre perché, ripeto, io stesso sono qui per ascoltare il mio amico, il professor Cipolletta, da cui ho sempre qualcosa da imparare. Però, come dire, a me piacerebbe in un paese come questo, che è stato tra gli ispiratori e ha avuto alcuni tra i fondatori di questa idea, di questa identità, ci fosse un atteggiamento diverso, ma non sarà certo grazie a me o alle cose che vi dico che questo avverrà. Per cui credo che la cosa migliore per fare i conti con l'Europa è esattamente fare i conti con l'Europa, e i conti con l'Europa penso che sia in grado di farli molto meglio di me Innocenzo Cipolletta. Lascio la parola. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito. Forse non si sente, forse meglio. Si sente? Grazie dell'invito, mi fa piacere ovviamente essere tornato a Vicenza. Ho passato 3 anni in questa provincia. Cambiamo. Costantemente, e quando mi ha chiesto di fare questa riflessione insieme con lui dell'Europa sulla deglobalizzazione, come abbiamo pensato, è proprio credo che sia un momento molto opportuno adesso di parlare, perché di deglobalizzazione se ne parla tanto, quasi quanto si è parlato di globalizzazione, senza entrare troppo nel merito di che cosa fosse e di che cosa ne derivasse. E l'Europa è al tempo stesso vittima e attore di questo fenomeno di deglobalizzazione, che nasce in realtà, se vogliamo, dal successo della globalizzazione. Poi, come spesso succede nelle cose che hanno un enorme successo, poi mostrano anche i limiti, arrivano al limite del loro successo, e quindi noi sappiamo che con la globalizzazione il mondo è diventato un po' più giusto, nella misura in cui i paesi arretrati si sono avvicinati ai paesi sviluppati, però sappiamo anche che all'interno dei paesi le diseguaglianze sono aumentate. Qualcuno parla di integrazione internazionale e disintegrazione nazionale, perché evidentemente quando c'è uno spostamento di attività da un paese all'altro c'è chi ci guadagna e c'è chi ci perde. E anche se la somma di chi guadagna è superiore alla somma di chi perde non è contento e quindi mostra la sua rabbia e il suo risentimento e genera quelle che sono tensioni. Oltre al fatto che evidentemente i processi di globalizzazione hanno favorito processi di migrazione molto forti, e questi hanno generato anch'essi elementi di tensione. Quando è che la globalizzazione ha raggiunto un suo limite che si è visto automaticamente? Ed è allo stesso momento in cui l'Europa ha avuto dei problemi, è stata la crisi finanziaria del 2008. Nel 2008 questa crisi profonda finanziaria è stata una crisi totalmente americana, però poi la vittima più forte è stata l'Europa, perché noi siamo andati in barca subito dopo la crisi finanziaria del 2008. Gli americani sono riusciti a recuperare, e come sono riusciti a recuperare gli americani e anche gli inglesi? Attraverso politiche che durante la fase della globalizzazione erano state condannate.
si è assistita alla nazionalizzazione delle banche, di molte banche, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, addirittura la Federal Reserve è quella che ha deciso come dovessero aggregarsi le banche, cosa che qualche anno prima avevamo detto che sarebbe stato un delitto, perché il mercato doveva aggiustarsi da solo. E ci ricordiamo tutti che Obama entrò prepotentemente nel mercato dell'auto, decidendo nazionalizzazioni e decidendo cosa doveva fare, la ex Fiat si comprò la Chrysler, perché così lo decise negli Stati Uniti d'America con Mark Horner, cioè tutto al di fuori di quelle che erano le regole del mercato. E questo ha messo in moto un processo di ritorno dello Stato in maniera molto forte nelle economie, e quando lo Stato entra evidentemente si chiudono poi i confini, perché lo Stato quando deve agire per l'interesse della propria popolazione, per l'interesse dei propri confini, e questo contraddice il fenomeno della globalizzazione quale avevamo conosciuto. Dopo questa crisi noi abbiamo avuto la crisi dell'euro, ed è lì che il sentimento degli italiani nei confronti dell'Europa è crollato. Noi eravamo fino a, diciamo, 15 anni fa i più grandi sostenitori dell'Europa, proprio i nostri indici di apprezzamento per l'Europa erano fra i più alti di tutti quanti i paesi europei. E quando abbiamo avuto la crisi dell'euro, che è cominciata a essere che l'Italia doveva aggiustarsi all'interno e doveva fare delle politiche necessarie, ma che sono state presentate dai nostri governi come politiche fatte per che ce lo chiedeva l'Europa, è evidente che se a me mi tolgono una parte del mio stipendio, perdo il lavoro o non posso andare in pensione quando voglio perché lo vuole l'Europa, comincia a avere qualche problema nei confronti di questa Europa. Nella realtà sappiamo tutti che certe cose avremmo dovuto e dovremmo farle indipendentemente dall'Europa, però così sono state presentate e anche così sono state, perché in realtà quando noi abbiamo avuto quel fenomeno che ormai tutti mastichiamo, che si chiama spread, e che vuol dire semplicemente differenza, ed è una differenza tra i nostri tassi di interesse sui nostri titoli e quelli sui titoli tedeschi, che cresceva, ebbene questo spread in realtà è il risultato di una decisione europea di non intervenire sui titoli pubblici, ma di lasciarli fare al mercato. E il mercato cosa fa? Il mercato dice: c'è il rischio che l'euro si rompa. Se il rischio c'è che l'euro si rompa, significa che alcuni paesi svaluteranno la propria moneta e altri la rivaluteranno. L'Italia sta dal lato che la svaluta e la Germania sta dal lato che la rivaluta, e quindi è evidente che i mercati lasciati da soli con una banca centrale europea che non interviene hanno decretato che l'Italia sarebbe uscita dall'euro, e quindi hanno cominciato a vendere i titoli italiani e i tassi di interesse italiani sono saliti, e poi ci siamo trovati in una situazione enormemente imbarazzante, perché evidentemente il tesoro doveva pagare interessi molto elevati per il proprio debito e non riusciva a collocare i propri titoli, fino a che l'ex presidente della BCE ha fatto la sua dichiarazione che l'euro non si poteva rompere e quindi saremmo intervenuti in qualsiasi caso, e quindi era Mario Draghi ovviamente la persona che ha fatto questa dichiarazione, e noi siamo riusciti a recuperare, i tassi di interesse italiani si sono ritornati verso livelli più vicini a quelli degli altri paesi, e quindi in qualche maniera siamo riusciti a sopravvivere. Però questo trauma è stato fortissimo, e questo trauma ha iniziato a spaccare l'Europa stessa, perché a questo punto ci siamo trovati fra paesi rigidi, erano quelli della Olanda, dei paesi baltici, la Germania stessa, e paesi spendaccioni, quelli erano l'Italia, la Spagna, il Portogallo. Ci fu coniato addirittura una sigla offensiva per dire questi paesi, PIGS, che in inglese significa maiali, e sono Portogallo, Italia, Grecia e Spagna.
questi sarebbero i PIX, come venivano definiti. È evidente che se c'è i PIX da una parte e i paesi seri dall'altra, l'Europa non è molto unita. In questo clima noi abbiamo avuto anche l'uscita dell'Inghilterra dall'Europa. Dopo travagli di discussioni, c'è stata la Brexit. E tutti questi elementi fanno dell'Europa vittima della deglobalizzazione iniziata con la crisi del 2008, ma anche attore della deglobalizzazione, perché se un'unione forte come è stata quella dell'Europa comincia a perdere dei pezzi e al suo interno si spacca, beh, è evidente che non siamo più in quel clima di libero mercato, di apertura di mercati a tutti quanti. Colpo di grazia alla globalizzazione l'ha fatta però un signore che si chiama Trump, diventato presidente degli Stati Uniti d'America, ha denunciato tutti gli accordi multilaterali esistenti e ha cominciato a ragionare in termini bilaterali, che è proprio il contrario della globalizzazione, che voleva che tutti i paesi usassero, diciamo, schemi di rapporti che fossero universali. E invece lui si mise nella posizione bilaterale, cioè a negoziare nei confronti di ciascun paese condizioni di scambio, minacciando dazi, minacciando di bloccare importazioni, esportazioni e così via. E lo ha fatto con tutti, bisogna riconoscere che non ha fatto, diciamo, eccezioni, l'ha fatto con il Canada, l'ha fatto con il Messico, l'ha fatto con l'America Latina, l'ha fatto con l'Europa, l'ha fatto con la Cina, l'ha fatto anche in parte con il Giappone. L'unica con cui non l'aveva fatta era la Russia, però poi alla fine sono anche lì a prendere posizioni. L'era di Trump ha praticamente portato di nuovo il mondo a spezzarsi in tante isole che si parlavano reciprocamente. Avevamo tutti pensato, sperato, che Trump fosse un incidente di percorso e che quindi alla sua uscita, con la venuta di un nuovo presidente democratico, Biden, le cose sarebbero cambiate. E le cose non sono cambiate. Non sono cambiate prima di tutto perché abbiamo avuto un altro shock, che è stata la Covid. La pandemia ha di nuovo portato i paesi a difendere i propri confini, anche fisicamente, perché se io voglio bloccare la pandemia, devo cominciare a far venire le persone che vengono dai luoghi infetti. E quindi ci siamo proprio creati delle barriere, ma poi abbiamo cominciato a ragionare in termini di cure da fare, e quindi i vaccini, la corsa a accaparrarsi i vaccini. L'Europa da questo punto di vista ha fatto un passo in avanti collettivo, ha fatto un acquisto di vaccini per tutti i paesi europei, però sappiamo che contemporaneamente la Germania si è fatto gli acquisti per conto suo e alcuni paesi hanno detto: ma la ricerca che si fa a casa nostra rimane a casa nostra. Abbiamo avuto il problema delle mascherine, e adesso per fortuna ce ne sono tantissime, ma c'è stato un periodo in cui non producevamo mascherine. Abbiamo scoperto che il mondo globalizzato era un mondo dove ognuno dipendeva dall'altro, sembra una banalità. Cioè, a dire la verità, sembra la cosa più bella del mondo, che ognuno dipende dall'altro. E questo ha messo paura. Ha messo paura perché in un mondo amichevole è evidente che dipendere da un altro non è un problema. In un mondo dove ci possono essere degli ostacoli, delle barriere, la situazione diventa difficile. E quindi, usciti dalla pandemia, ci siamo tutti domandati se queste filiere lunghe, questa fatto di dipendere l'uno dall'altro fosse un fatto positivo, e abbiamo cominciato a ragionare, in inglese si chiamano reshoring, cioè riportare a casa alcune produzioni. Stavamo in questa situazione quando, siccome i guai si susseguono l'uno con l'altro, è scoppiata la guerra attraverso l'invasione della Russia sul popolo ucraino senza alcuna ragione, alcuna forte violenza, e questo evidentemente ci ha riportato in una situazione
di guerra, di guerra fredda e di guerra calda purtroppo, e abbiamo cominciato a difenderci come? Da un lato sostenendo l'Ucraina che potesse resistere all'invasione russa e dall'altro cominciando a mettere delle sanzioni nei confronti della Russia. Ora, le sanzioni sono sempre esistite perché è evidente che quando dei paesi sono in forte contraddizione l'uno con l'altro, le prime cose che si fanno si cerca di bloccare quelli che sono i rapporti. E sappiamo anche che le sanzioni non è che hanno effetti immediati e spesso fanno del male sia a chi le subisce sia a chi le vende. Ma questa volta le sanzioni sono state, secondo me, più forti e più importanti dal punto di vista dei processi di deglobalizzazione di quanto potevamo immaginare nel passato, perché il mondo, e forse ce ne rendiamo tutti conto, è legato non solo da tutti questi legami che abbiamo di scambi di beni, di servizi, di conoscenze, ma da una fitta rete di pagamenti che avvengono sulla base della fiducia di un rapporto reciproco. Ciascuno di noi con una card che c'ha in tasca può andare in qualsiasi paese del mondo e comprare senza doversi portare appresso i soldi, e questo sistema di pagamenti internazionali è quello che ha retto il mondo globalizzato, perché è evidente che questo qui ci rendeva tutti sullo stesso piano. Ecco, la prima reazione che ha avuto gli Stati Uniti d'America, l'Italia e tutti i paesi europei è stato quello di estromettere all'Unione Sovietica, la Russia e la Bielorussia dal sistema di messaggistica, SWIFT si chiama, un sistema di messaggistica che consente alle banche di parlarsi l'una con l'altra in tempo reale, in maniera tale che se io compro qualche cosa a Singapore e la mia banca viene avvertita immediatamente che io ho fatto un acquisto presso un commerciante di Singapore e trasferisce alla banca di Singapore, su cui questo commerciante è al suo conto, prelevando dal conto mio. Tutto questo per un sistema di messaggistica efficiente. Ecco, aver estromesso la Russia da questo sistema significa che la Russia non può più utilizzare questo sistema di pagamenti. Abbiamo avuto il caso di turisti russi che si trovavano nelle nostre città e che quando sono andati a pagare il conto al ristorante la carta non ha funzionato. Purtroppo in questo caso ci hanno messo il ristorante, non avevano i soldi, ma questi si sono trovati improvvisamente al di fuori di questo sistema. Ma non solo è stata bloccata questo sistema a quasi tutte le banche, poi sappiamo tutti che alla banca di Gazprom come è stata messa all'indice perché dobbiamo continuare a comprare il gas da Russia, ma questo è un altro discorso. E accanto a questo provvedimento è stato anche deciso di bloccare le riserve in valute occidentali, quindi dollaro in primo luogo, ma anche euro, della Russia. La Russia ha riserve abbondanti perché durante gli ultimi anni, grazie al petrolio, è riuscita ad avere riserve di un certo tipo e si trova queste riserve a non essere più utilizzate. La situazione, diciamo, è ovvia, lo dico, però se noi riflettiamo che la moneta altro non è che un simbolo di fiducia, la moneta non è più come un tempo che dietro c'aveva l'oro o la moneta si scambia sulla base della fiducia. Se una moneta può essere utilizzata da un paese per impedire ad un altro di fare i pagamenti, è evidente che una parte del mondo comincia a perdere fiducia in quella moneta. Oggi è la Russia che ovviamente non tratta più i dollari, però una grossa potenza come la Cina, che sappiamo essere in forte tensione con gli Stati Uniti d'America in questo momento, che ha sottoscritto una gran parte dei titoli del tesoro americano, cosa farà? Come si trova oggi di fronte a questa situazione? E se domani tornasse Trump e decidesse che le riserve che c'ha la Cina non le può più utilizzare?
Beh, io penso che i cinesi ci stiano pensando, perché evidentemente ognuno pensa il peggio di quello che può succedere, e difatti stanno cercando di montare sul sistema di messaggistica per i pagamenti che sia valido per i paesi che trafficano con la Cina, sta cercando di spostare le sue riserve verso materie prime, oro o altro, per cercare in qualche maniera di essere meno dipendente. Ecco che un'azione di sanzioni giustificata, perché la Russia in questo momento sta attaccando un paese senza nessuna motivazione, rappresenta un emblema forte nella deglobalizzazione, e questo ci porta a ragionare quale sarà il mondo che ci si offre nei prossimi anni. Alcuni dicono che la globalizzazione aveva raggiunto il suo massimo e quindi si sarebbe comunque affievolita da sola. E lo dico sulla base di un elemento anche molto banale. Il mondo va verso i servizi, il mondo industriale resta importante, ma è una quota sempre meno rilevante del valore aggiunto dei paesi, e i servizi sono, diciamo, più nazionali, e questo riduce il fenomeno di globalizzazione. E in secondo luogo si dice, ma la globalizzazione continuerà, ma continuerà soltanto tra paesi amici. Questa è un'espressione che ha usato la ministra del tesoro americano, Yellen, parlando di friendshoring, cioè di riportare le produzioni verso paesi amici. Cosa siano i paesi amici non lo sappiamo, e ciò che è amico oggi, domani può non essere più amico. L'Inghilterra faceva parte dell'Unione Europea e oggi non fa più parte dell'Unione Europea. Significa, in altre parole, riavvicinare le produzioni a se stessi. E qualcuno parla proprio di quello che si chiama reshoring, cioè ritorno in patria delle produzioni. Come si trova l'Europa di fronte a questa situazione? Ma diciamo innanzitutto una cosa, e lo ha ricordato Ivo nella sua introduzione, la pandemia e la guerra hanno in qualche maniera nell'immediato favorito un restringimento di legami forti. Gli europei si sentono più europei, hanno agito tutti quanti insieme durante la pandemia, abbiamo preso delle misure insieme per fermare la pandemia e abbiamo varato quello che si chiama il Next Generation EU, cioè il piano di risorse europee questa volta, date ai diversi paesi per fare quelle riforme e quegli investimenti che sono necessari per uscire al porto. E questo ha sicuramente creato un sentimento di appartenenza all'Europa molto più forte. Ma anche la guerra ha stretto i nostri legami, nella misura in cui abbiamo insieme deciso quali sanzioni fare alla Russia e insieme stiamo cercando di opporci a questo fenomeno di invasione. E quindi da questo punto di vista possiamo dire che sono stati elementi che rafforzano l'Europa. Questo nel breve, ma nel più lungo periodo dobbiamo riflettere su quello che può succedere. Il ritorno delle produzioni in Europa ci potrà essere sicuramente in parte, probabilmente in un'Europa intesa in senso lato, che comprende anche tutta l'area del Mediterraneo, presumibilmente. Però questo significa sicuramente un aumento dei costi, perché i nostri costi sono decisamente più alti di quelli che sono in paesi asiatici, e quindi dovremo affrontare un problema di maggiori costi. Riportare certe produzioni nel nostro paese significa accettare e anzi investire in processi di migrazione, perché noi non abbiamo lavoratori sufficienti nel nostro paese, e in più se riportiamo nei nostri paesi le attività di produzione è evidente che le persone verranno nei nostri paesi per cercare il lavoro. E quindi dobbiamo portare avanti una politica di immigrazione che sia diversa da quella che abbiamo fatto finora. Cosa non facile in Europa, perché l'Europa ha nei confronti dell'immigrazione posizioni estremamente diverse da paese a paese. Diverse sia perché alcuni paesi sono
sulla frontiera dell'immigrazione e altri invece sono in riparo, e sia perché ci sono sentimenti politici diversi nei confronti dei fenomeni di immigrazione. Dovremmo affrontare un problema forte di automazione, perché il mondo va verso processi di automazione e se noi riportiamo le attività a casa nostra non possiamo riportarle al livello di manualità che esisteva quando le facciamo fuori, ma le dobbiamo portare al livello di maggiore automazione, cosa che è possibile dai sistemi che avvengono. Quindi andiamo verso dei processi di trasformazione che sono abbastanza importanti, e come sappiamo i processi di trasformazione sono fatti per affrontare meglio il futuro, ma generano nell'immediato delle tensioni, e queste tensioni noi ce le abbiamo a livello sia interno che a livello europeo. A livello europeo abbiamo detto che la guerra ha favorito un serrate le fine di lavoro, ma al tempo stesso ha rilanciato la NATO. E la NATO, che è un'organizzazione di difesa militare, sta diventando l'ambiente nel quale si fa la politica estera europea. E la NATO non è soltanto Europa, la NATO è questa dell'indebitamento. E all'interno della NATO abbiamo paesi che nei confronti della Russia vogliono una posizione drastica di taglio netto, e paesi che ritengono che il mondo sia fatto da regimi diversi con i quali bisogna convivere. E queste posizioni sono posizioni nettamente diverse l'una dall'altra. Oggi, di fronte alla guerra, siamo tutti uniti perché bisogna impedire che la Russia invada totalmente l'Ucraina e bisogna cercare di cacciare indietro l'invasore. Ma quando bisognerà cominciare a decidere che cosa fare, non è così semplice così come lo dobbiamo adesso. Già vediamo che l'Inghilterra sta cercando di costruire una sorta di alleanza tra con i paesi baltici che ricalca un po' quella che era la vecchia EFTA. Se qualcuno se la ricorda, che quando si venne costruito il mercato comune europeo, gli altri paesi che erano fuori non volevano aderire a questi qui, ai sei paesi che si erano uniti, costruirono l'EFTA, che era una zona di libero scambio, che riguardava i paesi baltici essenzialmente, ovviamente con l'esclusione dei paesi del blocco sovietico che stavano nel comodo. Ecco, adesso si sta riproponendo una situazione di questo genere. Cosa farà l'America? Favorisce l'Europa? Favorisce la NATO? Favorisce la Costituzione? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che Biden, venuto per sconfiggere la politica disastrosa di Trump, a livello internazionale sta seguendo la stessa politica. Non c'è grossa differenza. Il confronto con la Cina è anche più forte di quello che Trump stesso aveva messo in luogo. Il fatto di aver dichiarato appunto che qualora ci fosse qualche problema con Taiwan l'America sarebbe intervenuta, ma il fatto di aver stretto l'alleanza con Giappone, Australia, Corea del Sud e Inghilterra è stata vista come una mossa totalmente anticinese, e adesso si trova a confrontarsi sia con la Cina sia con la Russia. È evidente che gli Stati Uniti d'America in questo momento non hanno interesse avere un'Europa dialogante con il sistema euroasiatico, ma piuttosto preferiscono favorire un'Europa che sia fortemente contraria, quindi più un'Europa atlantica, di espressione della NATO, che non un'Europa mediterranea di espressione nostra. E noi ci troveremo in forte imbarazzo. Questi giorni ci sono stati incontri anche. Il nostro Presidente del Consiglio è andato a incontrare Macron, si spera che con la Germania si faccia un blocco. Ci pensiamo che i vecchi paesi che hanno fondato l'Europa, Italia, Germania, Francia, i grossi paesi, contino e siano capaci di indurre, ma temo che sia un'illusione. L'Europa ormai ha una grossa fetta del suo
suo, dei suoi abitanti negli ex paesi dell'est, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Croazia, la Lituania, l'Estonia, sono tutti paesi che contano, e a questi si stanno aggiungendo i nuovi paesi che vogliono aderire, e vogliono aderire giustamente per difendersi dalla Russia. E quindi non solo l'Ucraina che ci sta chiedendo di poter entrare, la Moldavia, la Georgia, sono tutti paesi che vogliono entrare, e vogliono entrare anche la Turchia, ma vuole entrare anche la Serbia, che invece è alleata della Russia. Una geografia dell'Europa estremamente difficile per il futuro. Su questa Europa difficile sul futuro dal piano politico sta emergendo un'idea che tuttavia incontra ostacoli moltissimi, e l'idea è quella di fare un'Europa a cerchi concentrici, si era già parlato, un'Europa delle politiche rafforzate. Un'Europa, lo ha dichiarato Macron in un suo intervento, dove ci sia una sorta di confederazione larghissima a cui partecipano anche i paesi che hanno fatto richiesta da poco, che entrino in una sorta di libero scambio e di pre-ingresso nell'Europa, e un'Europa invece più stretta, che potremmo identificare come l'Europa dell'euro, perché in realtà già l'Europa è divisa in due blocchi, quelli dell'euro che hanno accettato le leggi comuni della moneta e quelli fuori dell'euro che non hanno accettato. Ecco, l'idea potrebbe essere quella di creare, ma questo significa evidentemente portare in avanti il processo di forte unione fra i paesi del nocciolo duro vecchio, e annacquare di molto la presenza degli altri paesi. Molti dei paesi baltici non lo vogliono e hanno già dichiarato che sono fortemente contrari. E siccome l'Europa, non giusto che sia per ora, deve andare avanti all'unanimità del voto dei propri aderenti, è evidente che è difficile che possa prendere una posizione. E quindi l'Europa della difesa comune, l'Europa della politica estera comune, l'Europa della politica economica comune, avrà delle grosse difficoltà ad andare avanti nel prossimo futuro. Quello che c'è da sperare è che i paesi dell'euro possano portare avanti almeno una politica economica comune, e questo è possibile nella misura in cui la BCE, che è la Banca Centrale Europea, influenza la politica monetaria soltanto per i paesi che hanno l'euro. E devo dire che oggi c'è stata la riunione della BCE. La BCE ha preso una decisione, diciamo, che ci aspettavamo tutti quanti, di andare verso una politica monetaria un po' più restrittiva, aumentare i tassi di interesse a partire da settembre e terminare gli acquisti dei titoli dal 1 luglio. Ma poi la Presidente della BCE ha fatto una dichiarazione che va in un senso diverso, ha fatto una dichiarazione secondo cui la BCE sarà contro la frammentazione del mercato monetario. E questa dichiarazione, che per ora è solo una dichiarazione, potrebbe significare che la BCE farà attenzione a evitare che ci siano degli spread che si allarghino troppo. Lo spread italiano già aumentato oggi dopo queste dichiarazioni della BCE, e quindi siamo verso una frammentazione del nostro mercato. C'è da sperare che invece l'Europa, la BCE, con tutti gli strumenti che ha, e la Madame Lagarde lo ha detto chiaramente, che l'Europa ha molti strumenti di intervento, possa intervenire, perché se a partire da domani noi cominciamo ad avere l'Italia che si trova con uno spread che va a 230, 240, 300, e siamo costretti a fare politiche di intervento mentre l'inflazione sta al 6-7% e la gente non riesce a arrivare a fine mese, beh, evidentemente i sentimenti europei, che avevamo visto essere tornati verso l'alto, rischiano di tornare verso il basso. Mi auguro che questo non avvenga, ma di questo saremo testimoni nei prossimi giorni. Grazie dell'attenzione.
prospettiva meravigliosa. Sì, in grande, ottimismo. Vuoi fare un intervento? Io direi che ci sono domande. Qualche domanda? Da un'ora che parliamo noi, cercando. Qualcuno vuole intervenire? Sono rimasti stesi dalla conclusione pessimistica. Vincenzo, volevo chiedere, tu che sei stato per tanti anni... No, dicevo, tu che per tanti anni hai fatto il... direttore generale di Confindustria, come vedi quella nota che hanno approvato ieri sul salario minimo? Anche questo credo possa essere un grosso discorso a livello sindacale, nazionale, eccetera. Grazie. Molto attuale, sì. Il salario minimo, diciamo, in Italia, riprendo anche le parole che ha detto il presidente Borova, non è un grosso problema per le imprese che hanno diciamo, i contratti, e che sono le imprese, diciamo, il gran numero delle imprese italiane, perché il contratto negoziato è un contratto che impone già un minimo, e questo minimo è decisamente, credo, superiore a quello che sono l'eventuale minimo di cui si parla. Ciò detto, esiste in Italia una quota ancora abbastanza consistente di lavoratori che non hanno questo tipo di contratto, e quindi il salario minimo, diciamo, può essere definito in maniera tale che non confligge con il sistema contrattuale, diventa un, diciamo, plafond che può essere utile proprio per evitare che ci sia una concorrenza sleale da parte di alcune imprese che possano pagare salari troppo bassi, magari approfittandosi di certe condizioni. Tenere presente un fatto, che la struttura dei salari italiani è decisamente è più bassa di quella degli altri paesi. Se noi alziamo questa struttura, che deve essere alzata probabilmente, dovremmo alzare anche la struttura dei prezzi italiani, non nel processo inflazionistico, non sto parlando di processo inflazionistico, ma di una diciamo, normale evoluzione del costo di alcuni beni e alcuni servizi, che in Italia si riescono ad acquistare a dei prezzi decisamente più bassi che altrove. Chiunque va all'estero si rende conto di questa situazione, e questo può generare processi inflazionistici, evidentemente, quindi bisogna stare attenti da questo lato. Per questo io personalmente, nell'attuale situazione di inflazione troppo elevata rispetto ad alcuni salari che sono rimasti fermi, sono più favorevole alla politica che ha attuato il governo, quella di dare dei bonus alle persone che hanno redditi bassi, piuttosto che quella di auspicare un aumento dei salari per tutti quanti, perché in particolare con l'energia, l'aumento del prezzo dell'energia, che oggi incide moltissimo sul costo della vita, è anche uno strumento per ridurre il consumo di energia, perché se il prezzo sale, evidentemente ciascuno di noi comincerà ad andare di meno. Non possiamo pretendere questo da chi ha livelli di reddito troppo bassi, e quindi questi vanno protetti dal punto di vista del loro reddito, però chi ha un reddito medio o superiore alla media, secondo me deve in qualche modo subire questo aumento di prezzo, perché lo porterà a ridurre il consumo di energia, che è un obiettivo fondamentale per la politica ambientale. Se parliamo di attualità, non potremmo
potrebbe mancare, penso, di ricordarci che 24 ore fa dall'Europa è venuto uno dei messaggi più straordinari, più impressionanti come prospettiva, e cioè il 2035 che deve segnare lo stop a un certo tipo di investimenti e quindi l'apertura di nuovi cantieri, nuovi temi, eccetera, eccetera. Ma io devo dire, se il dottor Cipolletta vuole anche fare un cenno a questo, che può essere un inquietante tema per l'Italia, ma io sono più interessato però a un'altra questione, che è proprio la prospettiva dell'Europa. E io mi sono reso conto nel tempo che l'allargamento dell'Europa ai 27 è stato, da un punto di vista strategico, di un'importanza fondamentale, però dentro il sistema Europa c'è una moltiplicazione permanente di temi, di problemi, di disagi, di difficoltà. Basterebbe ricordare il ruolo dell'Ungheria, della Polonia, eccetera, eccetera. Allora, poi magari uno pensa che c'è un nucleo forte che è il nucleo originario e si illude che questo nucleo sia omogeneo e che faccia da apripista. Non è omogeneo neanche il nucleo originario. Insomma, che tipo di Europa? Perché bisogna pure, anche da un punto di vista direi giuridico, istituzionale, non solo strategico dal punto di vista delle economie e dei rapporti umani e dei rapporti sociali e dei rapporti sindacali, ma anche da un punto di vista di strategia costituzionale europea. Insomma, dobbiamo rassegnarci, la domanda finale è questa: se dobbiamo rassegnarci ad avere un'Europa che sarà Europa, i suoi 350 milioni, non mi ricordo bene quanti di abitanti, la sua fortissima economia complessiva unitariamente vista, ma sarà un'Europa sempre piena di problemi, piena di difficoltà e incapace di arrivare ad un assetto costituzionalmente paragonabile ad altre federazioni di stati. E quindi ci muoviamo tra speranze e anche prese d'atto che tutto sarà difficile. Allora, due cose. 2035, io sono favorevole alla posizione che l'Unione Europea ha preso di vietare le auto, la vendita di auto diciamo, a
benzina, allora scoppio dal 2035 in Europa, che non significa vietare la produzione, uno può sempre venderle al di fuori. Sono favorevole perché penso che questa decisione spingerà verso la produzione di nuove auto e di componenti molto più rapidamente di quanto non faremo da soli, perché oggi come oggi abbiamo i cinesi che offrono componenti, soluzioni, batterie e noi quindi le compriamo. Se dobbiamo portarci al 2035 in quella situazione, possiamo fare delle politiche che incentivano la conversione dei nostri produttori di componenti. Vi rendo conto che chi produce vorrebbe continuare a produrre quello che già produceva prima e probabilmente avremo dei fallimenti di imprese e di nascita di nuove imprese. E come sempre succede, l'impresa nuova che nasce pensa che sia merito suo, quindi non dice grazie a nessuno, ma l'impresa che muore è fatta di persone che ce l'hanno a morte con chi l'ha fatta morire, e quindi la rabbia della gente purtroppo nei cambiamenti è sempre debole. Però siccome già oggi la gente compra auto elettriche o semielettriche, l'immatricolazione di auto ibride o elettriche ormai superata in Italia, l'immatricolazione di auto a motore scoppio, e siamo a 13 anni di distanza dal 2035, io mi immagino che fra 5-6 anni uno che si vuole comprare una nuova auto comprerà un'auto elettrica, perché non andrà a comprare un'auto a motore a scoppio che poi finisce che non ha più mercato. E quindi il fatto, come alcuni produttori hanno chiesto, di poter riservare ancora il 10% del mercato o di prolungare al 2040, secondo me non ha senso, perché poi alla fine la gente si converte direttamente. Quindi quella decisione, se noi crediamo che l'auto elettrica ci aiuta a disinquinare le nostre città, ed è probabilmente vero, io penso che questo sia stato positivo. Ma vengo alla domanda più difficile, perché evidentemente oggi come oggi, quello che lei ha detto è così. L'Europa è fatta di più di differenze che di convergenze, e solo eventi straordinari come è stata la pandemia e la guerra sul momento ci riportano insieme. Poi dopo, se andiamo sulle questioni fondamentali, siamo fortemente disarticolati. Allora, cosa posso rispondere da un punto di vista più positivo che non negativo? Sul negativo siamo tutti d'accordo. Probabilmente andremo avanti in una situazione insoddisfacente. Non vi sarà una Costituzione europea, però da un lato abbiamo il fatto che aver costituito l'area dell'euro ha costituito comunque una struttura forte in Europa di alcuni paesi che, volenti o nolenti, hanno una politica comune, che è quella monetaria. La politica comune monetaria ci si è resi conto che non è sufficiente, e quando è stato fatto col Covid, Next Generation EU, si è abbinata una sorta di politica fiscale comune, parziale, temporanea, non sufficiente, però è stato fatto il primo passo, e la guerra forse ci porterà al secondo passo, perché se dobbiamo riarmarci tutti quanti, probabilmente abbiamo bisogno anche lì di soldi, e se dobbiamo cambiare le nostre abitudini abbiamo bisogno di tanti soldi. E quindi io vedo che qui i paesi dell'euro andare verso una politica fiscale non comune ma vicina. Ma la considerazione che vorrei fare è una considerazione, e mi scuso con voi tutti quanti, un po' utopica e riguardante il lungo periodo. Noi stiamo costruendo un'entità istituzionale che non esiste e non è mai esistita nel passato. Nel passato le nazioni si costruivano attraverso la lotta di popoli, e quando uno vinceva sull'altro imponeva la propria lingua, il proprio parlamento, le proprie leggi e si faceva l'unione. Queste sono le nazioni, quasi tutte le nazioni sono nate da lotte intestine interne, non siamo nati per buona volontà.
forse gli svizzeri sono gli unici che a un certo punto hanno deciso di mettersi insieme in maniera volontaria, ma è un piccolo gruppo di paesi. I nostri paesi sono tutti quanti. Adesso noi stiamo costruendo una entità che è fatta di paesi che volontariamente si mettono insieme senza rinunciare alla propria sovranità. Allora, questa tendenza è irrazionale, molti lo dicono, il più famoso Kissinger, il quale disse: ma che cos'è l'Europa? Datemi un numero di telefono per sapere chi è l'Europa, non esiste. E in realtà non esiste un numero di telefono per l'Europa, non c'è una persona che rappresenta l'Europa. Però io vi chiedo di riflettere, se un giorno dobbiamo andare verso politiche di carattere mondiale, perché i problemi che affronteremo sono di carattere mondiale, non sono di carattere nazionale, le pandemie non sono di carattere nazionale, le migrazioni non sono di carattere nazionale, l'ambiente non è di carattere nazionale, e questi sono tre grossi problemi che dobbiamo affrontare, e quindi abbiamo bisogno di un governo mondiale. Come si fa un governo mondiale? Si fa con delle istituzioni nuove che non esistono, che sono irrazionali, così come la nazione era irrazionale. La nazione quando è nata rispetto ai paesi che erano retti da monarchie in genere di origine divina, la Giovanna Re che comandava, era proprietario di tutto, e quando le prime volte si cominciò a parlare di parlamenti che la gente doveva andare a votare, ma il re rideva, diceva: quando mai un paese si legge con della gente che vota e legge un parlamento? Sembrava irrazionale la nazione, e la nazione ormai ha 300 anni ed è razionalissima, non è vero che vorremmo farne anche l'Europa. Ecco, secondo me l'Europa è un'istituzione che si costruirà nel tempo. Oggi ha soltanto, quanto abbiamo? 60 anni. Fra un secolo o due ci renderemo conto che abbiamo costruito l'Europa. Noi non ci saremo, però lo so. Però qualcuno dopo di noi dirà che abbiamo contribuito a costruire qualcosa di importante. Io farò fatica per te. Ma sei solo lontano. Non soltanto, come dire, intervenire per aggiungere un elemento che ci conferma quanto è stato detto, e aggiungere un elemento. Cioè, in generale noi ci troviamo ad avere sentimenti comuni, comunitari, di fronte a più che obiettivi comuni, nemici comuni, questo è sempre avvenuto. Per cui, per capirci, in Italia il sentimento nazionale è ripartito, è rinato negli ultimi anni, grazie, certo, grazie prima al virus e poi alla guerra esterna. Tant'è vero che vi faccio osservare che tutto questo ha cambiato, questo è un aspetto interessante, il nostro atteggiamento nei confronti della politica, ma ha cambiato anche le nostre democrazie. Tenete conto di quanto l'emergere, l'affermarsi di emergenze abbia costituito e costruito uno stato di emergenza che non è uno stato democratico necessariamente. Negli ultimi anni, dopo il virus e tanto più adesso, noi, vabbè, i partiti non sono, da tanto che non piacciono, i partiti sono dei participi passati, sono partiti, va bene, ma detto questo, noi ci siamo ritrovati mai negli ultimi anni di fronte a una sorta di presidenzialismo non dichiarato, di fatto. In Italia noi abbiamo ormai da una decina d'anni, guardate, dei presidenti del Consiglio, non dico della Repubblica, i presidenti del Consiglio, tra virgolette, non eletti, cioè che
sono stati nominati in base ad emergenze. Io risalgo ancora a Monti, ma non era elettivo neanche la prima volta che è diventato Presidente del Consiglio Renzi, lo stesso Gentiloni, non parliamo degli ultimi anni, Conte, beh, è eletto l'attuale Presidente del Consiglio. Cioè noi abbiamo oggi un paese che, questa è una cosa a cui dovremmo, non è l'argomento del giorno, per cui mi limito, questo non funziona quanto è stato detto, la deglobalizzazione. Noi siamo un presidente deglobalizzato, siamo un paese presidenzializzato che ha una sola figura di riferimento e che deve adesso guardarsi intorno anche per questo e anche in questo modo. Cioè, io non ho mai, cioè, che ha cambiato sentimenti anche nei confronti della democrazia. Sai, sapete tutti, potete immaginare qual è l'altro aspetto tra la moneta nei confronti del quale io ho rilevato un grande europeismo da parte, ad esempio, degli italiani. Oggi, cos'è? L'esercito comune, vi dicevo, la paura dell'esterno. Cioè, ma tu puoi avere un esercito comune in, come dire, uno stato di emergenza, in una confederazione dove non hai delle autorità ben definite e riconosciute? Cioè, io ho l'impressione che quanto sta avvenendo stia accelerando alcuni processi che sono latenti, e se noi non li affronteremo per tempo, in modo, tra virgolette, serio e democratico, ci troveremo largamente spiazzati. A partire da un quesito: dove comincia e dove finisce l'Europa, ad esempio, oggi? Dove comincia e dove finisce l'Europa? Cos'è l'Europa? Io chiedo a lui che sa tutto, insomma. Non c'è confine. Vi vedo, sì, sono tutti allegri adesso, e non sono juventini, ma non allegri in quel senso, per fortuna. Avete qualche domanda estrema e estremista da farci? Eccola, finalmente. Io ho una curiosità, non so, ma avete la cosa, non so niente. Vivo all'estero, e quindi non sono molto addentro alle varie polemiche, alle discussioni che ci sono in Italia, ma vorrei sapere, visto che lei fa le indagini, su qual è la visione, il sentimento, che non so quali siano i suoi target di indagine, di cittadini, enti, chi è che, scusi, tolto maschera, va bene, sente meglio. Volevo sapere, al contrario, dagli europei, dagli altri paesi, come siamo visti noi in quanto membri d'Europa? Perché noi siamo dei grandi criticoni. Però io vivo all'estero e sono sempre molto imbarazzata quando ascolto i sentimenti degli altri verso di noi. Nelle sue indagini lei ha dei numeri, delle classifiche, come ha fatto prima, 42 per Biden, 38 quest'anno, guarda, anche io vivo spesso e lungo all'estero, anzi. Ho insegnato 28 anni in Francia, quindi insomma, conosco che è un paese al quale siamo molto legati e allo stesso tempo che non ci guarda magari con grande simpatia. Detto questo, però, io non ho mai... Ma voi pensate che il rapporto in Italia tra le regioni, tra i cittadini, cioè tra nord e sud, mettiamola così, tra veneti e piemontesi, io sono nato in Piemonte, cresciuto in Liguria e vivo qui da un sacco di tempo e mi divido tra Urbino, dove sì, insegno da quanto, era il 90, quindi faccio un po' di conto, più di 30 anni, Parigi e altro. Beh, ma voi pensate che, tra virgolette, il sentimento di unità nazionale, ad esempio, sia fondato sull'identità comune? Non è così. Io, è vero che poi l'Italia è stata fondata, creata, costruita, ha dei riti
e degli avvenimenti, tra virgolette, fondativi. Ma dopo, fatta questa premessa, si alimenta molta di reciproche diffidenze, sì, di reciproche distanze, sì, come no. Io credo che sia inevitabile, cioè che ad esempio i francesi ci vedano, diciamo, beh, no, non dico come, come ci vedono gli olandesi, ricordo. Che mi interessava, gli olandesi. Lo so, però, ricordo ancora quando, dopo la battuta appunto che venne fatta su di noi e su quello che noi costavamo all'Europa, fece Romano Prodi. E vabbè, li lasciamo che vivano vendendo garofani, questa era la sua, no, tulipani, scusate, non garofani, tulipani, e vediamo cosa resterà di loro. Cioè, fu molto, molto dura, però era, come dire, coerente con quella che c'era arrivata. Cioè, io non credo che, a maggior ragione in Europa, visto che avviene anche in Italia, ma anche in Francia, se si vuole, beh, tra Parigi e il resto della Francia, non è che i rapporti siano, o le percezioni reciproche siano, come dire, di grande solidarietà e comunità. Cioè diventa uno, ripeto, non dico uno stato di emergenza, ma uno stato di necessità, e comunque uno stato al quale ti adatti. Questa è un po' come ci vedono, come ci guardano, lo sa anche lei appunto, ma per me non è un problema, perché è ricambiato, è un sentimento ricambiato. Comunque spesso ci vedono meglio di quello che ci vediamo noi. Quando si fanno giudizi sulla, adesso lo sto parlando in generale, ma se uno parla di giudizi sulla capacità competitiva, sulle possibilità di lavoro, tutto quanto, il giudizio straniero è più forte del giudizio italiano. Che a me non risulta sia a zero ancora, perché prevista nel 2012 a Tallinn è stata bloccata e non mi risulta che ci sia niente contro l'elusione fiscale. Contro l'elusione fiscale? In Italia? L'elusione fiscale in Europa. In Europa? Sì, sì. Ma diciamo, ogni paese ha i suoi difetti e i suoi sistemi, diciamo, di elusione e di mettere. L'Olanda sta attirando molte imprese che vengono a stabilirsi in questo paese, non soltanto per un sistema di carattere fiscale, ma perché ha regole di governo delle imprese più lasche di quelle italiane, ma anche dei tedeschi e di quelle francesi. Allora, faccio un esempio per cui molti di questi casi vanno a trasferire lì sopra, perché posso differenziare le azioni della mia azienda e con una quota più piccola, che ben al di sotto del 50%, io posso mantenere il controllo dell'azienda stessa. Questo in Italia si comincia a fare attraverso un sistema di azioni che vengono detenute per un periodo di tempo molto lungo, mentre in Olanda non si può fare semplicemente dichiarando le azioni, sono diverse. Questo fenomeno anche lo troviamo negli Stati Uniti d'America in alcune parti. Cosa succede? Che se molte imprese si trasferiscono in Olanda, mettono la sede legale in Olanda e la sede fiscale in Olanda, l'Olanda è un piccolo paese, è evidente che ha un afflusso di entrate che gli derivano dalle sedi di queste imprese così consistente che
che per un paese piccolo consente a loro di abbassare le tasse, e da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione, perché fa una concorrenza di carattere sleale, cosa che faceva anche Lussemburgo. Lo possono fare piccoli paesi, perché è un grande paese, dice, perché non lo fate anche voi? Ma se noi facessimo un'operazione di abbassare le tasse a tutti quanti, evidentemente noi avremmo una tale perdita di gettito che non riusciremmo mai a compensarla attraverso l'attrazione di tante imprese. Dovrebbero venire tutte le imprese del mondo in Italia per compensarlo. Ma se io ho un piccolo paese che metto le sedi, e la sede significa avere 60 metri quadrati di una stanza, non è che devo mettere un palazzo, e quindi metto la sede lì dentro e lo faccio. E questo è un sistema, secondo me, diciamo scorretto in Europa, di farsi concorrenza loro. È ovvio che la facciamo anche noi, operazioni di concorrenza sleale per gli italiani che rientrano e hanno per 4 anni una tassazione molto più bassa, abbiamo creato delle zone speciali dove non si pagano le tasse. Questo purtroppo fa parte delle carenze dell'Europa, e queste sono effettivamente delle carenze che andrebbero corrette. Non riescono ad essere corrette perché abbiamo un sistema di unanimità, e la parte fiscale in particolare è quella per cui molti paesi si rifiutano di avere la maggioranza. Non si può decidere la maggioranza sui problemi fiscali, e questo è effettivamente un limite dell'Europa. Siete più tranquilli adesso? Allora, vista l'ora, ringrazio i relatori, ringrazio chi ha partecipato e buonasera a tutti.